Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo con la politica. Presidenti delle province sul piede di guerra dopo gli ulteriori tagli annunciati dalla legge di stabilità 2016. A Pescara i quattro presidenti hanno chiesto l'intervento dei parlamentari abruzzesi per evitare la paralisi di pertinenze fondamentali come scuole, strade e sicurezza. Francesca Romana Testi. Una spasmodica attesa, quella relativa all'approvazione della legge di stabilità 2016, resa ancora più tesa dopo gli annunciati e ulteriori tagli alla cosa pubblica. Tra gli enti ad accusare di più il colpo ci sono le province, già declassate a secondo livello, che mantengono però competenze che richiedono spese di gestione. Ed ecco allora il loro accorato invito verso i parlamentari abruzzesi. Ma intanto, dopo il decreto enti locali del mese di agosto, noi col governo avevamo inteso intavolare appunto un ragionamento tecnico che consentisse alle province riformate con la Delrio di arrivare a gestire gli anni successivi, quindi al 2015, vale a dire 2016 e ulteriori. E da lì abbiamo incontrato diverse volte i vari ministri, i vari sottosegretari. Ora siamo al punto che il governo deve recepire le indicazioni che abbiamo richiesto, senza le quali noi non potremo fare il bilancio 2016, e quindi questo sarebbe l'ultimo anno ufficialmente utile per gestire le risorse impegnate nel bilancio 2015. È un'iniziativa di carattere nazionale, in realtà per quello che riguarda la regione le quattro province sono concordi sul dire che le più grandi necessità e debolezze sono? Ma intanto noi siamo stati bravissimi in un anno di riforma, le necessità e debolezze sono assolutamente quella di avere un bilancio sul quale pianificare interventi sulla viabilità e sulle scuole in questo momento. E allora i nostri parlamentari non possono non sapere questo, lo sanno e lo sanno come lo sanno in tanti, e pertanto facessero il loro dovere fino in fondo, facendo capire al Presidente Renzi che le province riformate avranno sostegni veri con la finanziaria, e quindi da lì fare poi il discorso sulla riforma definitiva che sarebbe la gestione delle nuove province sotto forma di area vasta, ma su questo nessuno ha nulla da obiettare. E non si ferma lo scontro tra contrari e favorevoli ai progetti di petrolizzazione della costa adriatica, dibattito riacceso dal convegno organizzato per la giornata odierna a Pescara da Confindustria e Assominerarie proprio sul tema della ricerca ed estrazione di idrocarburi. In questa occasione le associazioni ambientaliste sono tornate a contestare il progetto Ombrina Mare. Ascoltiamo. Ancora scontro sulla ricerca di idrocarburi sulla costa adriatica. Da una parte le associazioni ambientaliste e gli operatori turistici della costa abruzzese che ribadiscono la loro ferma opposizione ad ogni tentativo di conciliazione territoriale sul progetto Ombrina. Qui ormai non si tratta più di fare il grido d'allarme e di arrivare a una conclusione di questa storia e di capire bene se noi dobbiamo diventare una regione petrolifera oppure una regione che ha il suo introito economico maggiore dal turismo di qualità, dall'agricoltura dei prodotti. Ribadiamo che sono i settori che stanno mantenendo il PIL regionale. Ecco, qui dobbiamo parlare di questi aspetti a livello di regione. I trentini sono orgogliosi e tengono a cura il proprio territorio. Noi abruzzesi dobbiamo fare la stessa cosa, far sentire a chi ci visita ciò che offriamo come una cosa autentica. I prodotti tipici, le eccezionali produzioni di qualità, ma naturalmente l'ambiente, i parchi nazionali, ne abbiamo tre, uno nascente che è il 4, proprio il quarto di fronte a questa raffineria che è proprio la negazione assoluta del buon senso e di qualsiasi futuro proponibile per le generazioni che stanno arrivando e per le generazioni che operano adesso nel presente. Dall'altra Confindustria e Assominerarie che sostengono vantaggioso sviluppare l'industria petrolifera. Noi riteniamo che l'industria degli idrocarburi in Abruzzo abbia una storia e una presenza talmente importante da non poter essere ignorata. Abbiamo realizzato uno studio attraverso il Centro Studi Rie di Bologna che analizza la storia, la cultura, l'industria, le prospettive, ahimè anche lo stato di crisi che attraversa questa industria, legato al fatto che ci siano tantissimi progetti purtroppo fermi per tutta una serie di ragioni amministrative e
di opposizione politica e diciamo delle varie organizzazioni ambientaliste. Noi riteniamo che questi progetti possano essere realizzati nel pieno rispetto delle norme di legge, delle regole di diciamo, tutela dell'ambiente e della salute di chi ci lavora e dei cittadini, come è stato finora e come sarà anche in futuro. E sull'argomento il Presidente del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, oggi a Roma ha incontrato i delegati regionali. È stato un incontro proficuo, importante per scongiurare la petrolizzazione del mare Adriatico. Auspichiamo ora un ravvedimento operoso da parte del Governo. Questo è quanto detto appunto a margine dell'incontro dei delegati delle regioni che hanno promosso il referendum contro le trivelle in Adriatico e su cui è arrivato il primo via libera da parte della Corte di Cassazione. L'incontro si è svolto a Roma nella sede della conferenza dei presidenti dei consigli regionali e delle province autonome. Nutriamo speranza, ha aggiunto Paolini, affinché il governo riveda la sua posizione sul tema. Il Movimento 5 Stelle chiede lo stop a procedure sul progetto di realizzazione del metanodotto Larino-Chieti che dovrà essere discusso il prossimo 15 dicembre dalla Commissione VIA. Tra le contestazioni al progetto la vicinanza a numerosi centri abitati. Una più attenta e scrupolosa analisi delle conseguenze che si avrebbero con la realizzazione del metanodotto Larino-Chieti. A chiederle il Movimento 5 Stelle che riporta all'attenzione il caso dell'esplosione avvenuta a Mutignano di Pineto nel marzo scorso a causa del crollo di un traliccio della corrente e del cedimento di una condotta. Nel progetto che riguarda Larino-Chieti ad essere interessate sarebbero numerosi centri abitati e la linea in gran parte sarebbe parallela all'elettrodotto Villanova Gissi. Più certezza e più prudenza. Il nostro non è un no to cure, è una maggiore presa di coscienza del fatto che il tracciato del metanodotto, benché rispetti la legge per carità, ha in alcuni punti delle criticità, zone a rischio idrogeologico, in alcuni punti coincide il tracciato del metanodotto con quello dell'elettrodotto Terna e sfiora dei centri abitati densamente popolosi. Per cui quello che chiediamo è, anche alla luce del comitato VIA che ci sarà il prossimo 15 dicembre, una maggiore prudenza sia da parte del Comitato sia da parte della Regione, quindi un impegno da parte del Presidente della Giunta D'Alfonso di maggiore tutela nei confronti del territorio e dei cittadini. Le osservazioni mosse dal Movimento 5 Stelle non sono materia nuova, più e più volte sono state denunciate tra le incompatibilità del progetto, ma ora la preoccupazione è quella del 15 dicembre, data in cui verrà discusso il progetto dal Comitato VIA. Sono state prodotte osservazioni dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Bucchianico, dai comuni, vari comuni che poi sono elencati nel comunicato che abbiamo diramato, da associazioni come il Forum H2O e il Comitato No Stoccaggio del Gas, per cui insomma sono situazioni assolutamente note. Quello che chiediamo è una valutazione un po' più approfondita. E su proposta dell'assessore al social housing Donato Di Matteo, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione tra i comuni del Fondo nazionale annualità 2015 per il sostegno economico al pagamento degli affitti. Ogni comune ha individuato già dal mese di ottobre i soggetti in possesso dei requisiti richiesti. La Regione stanzierà poco più di 2,1 milioni di euro. Il fondo complessivo verrà assegnato con le risorse disponibili fra i comuni in funzione delle richieste pervenute sulla base degli avvisi pubblici comunali in forma direttamente proporzionale per provincia, tenendo conto anche delle somme residue nelle casse comunali. Questa è la ripartizione: provincia di L'Aquila 368.000 euro, provincia di Pescara 624.000 euro, alla provincia di Teramo 460.000 euro, 464.000 euro, alla provincia di Chieti 682.000 euro, per un totale, come abbiamo detto prima, di oltre 2 milioni di euro. Ed è una potenziale emergenza sociale quella che rischia di dover affrontare il comune di L'Aquila. 50 nuclei familiari dovranno abbandonare le New Tow della frazione aquilana di Arischia a causa della pericolosità dei balconi, ma per l'ente sarà difficile ricollocarli se prima non salderanno i debiti relativi alle bollette delle utenze non saldate per le quali risultano ancora morosi. Giorgio Alessandri. È una doppia beffa quella in cui potrebbero incappare i residenti degli alloggi antisismici della frazione aquilana di Arischia. Secondo quanto appreso, infatti, per circa 50 famiglie si profila all'orizzonte l'ipotesi di un doppio sfratto.
I nuclei, infatti, rientrano nel provvedimento di sgombero firmato a novembre dal sindaco Cialente a causa della pericolosità dei balconi del New Town. Risultati difettosi a seguito dei controlli tecnici. Ricordiamo che sulla vicenda dei balconi la magistratura aquilana ha aperto anche un fascicolo d'inchiesta. Le famiglie di Arischia però rischiano di dover fare i conti anche con un altro problema, ovvero quello della morosità delle bollette delle utenze non saldate. Se non dovessero riuscire a saldare il debito, infatti, per il comune non sarebbe possibile ospitarli in altri alloggi. Lo ha spiegato a chiare lettere anche il sindaco Cialente, parlando di scelta obbligata alla luce anche dell'inchiesta della Corte dei Conti per i mancati introiti nelle casse comunali per le bollette e la vicenda, ancora tutta aperta da chiarire, della transazione da 9 milioni di euro con Enel Energia, il cui credito è stato ceduto alla società Banca Sistema. Per coloro che invece sono in regola con i versamenti, la soluzione è già stata individuata. Saranno ospitati nelle MAP, ovvero le casette in legno, realizzate proprio nella fazione di Arischia, in attesa che gli alloggi del progetto case vengano riparati. In alcuni casi addirittura i balconi dovranno essere rimossi. Una nuova grana, insomma, per i cittadini che da 6 anni aspettano di rientrare nelle proprie abitazioni e, al tempo stesso, per l'amministrazione comunale, che dovrà fare i conti, probabilmente, con una nuova emergenza sociale, oltre che abitativa. Restiamo all'Aquila, si era introdotto in un appartamento nei pressi di Villa Gioia, ma è stato notato da un cittadino che ha allertato le forze dell'ordine che lo hanno arrestato mentre era ancora all'interno della casa in manette, un cittadino romeno di 43 anni. Daniela Rosone. Furto aggravato è l'accusa per la quale è stato arrestato ieri sera un cittadino romeno di 43 anni, sorpreso a rubare in un'abitazione di Villa Gioia, nei pressi della sede del Consiglio Comunale dell'Aquila, resa inagibile dal sisma. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volante della Questura dell'Aquila, guidati dal dirigente Nicola Di Pasquale. A segnalare l'uomo alle forze dell'ordine è stato un cittadino che ha notato la presenza nella casa di proprietà di un familiare. L'uomo, forzando con degli arnesi da scasso, era riuscito ad entrare nell'abitazione, ma grazie alla segnalazione la polizia è riuscita prontamente a bloccare la fuga del romeno, che è stato arrestato per furto aggravato. Essenziale, dice la polizia, la collaborazione dei cittadini, utilissima per sventare i furti e collaborare con le forze dell'ordine. Tutela e legalità per una nuova esecuzione penale. Su questo tema si è svolto a Pescara un convegno che ha visto partecipare uomini e donne del panorama nazionale impegnati nella difesa dei diritti dei detenuti e sulle nuove politiche di reinserimento nella società. Vediamo. La situazione delle carceri in Abruzzo e Molise. Pescara ospita un convegno per offrire riflessioni e proposte su una condizione di vita che in passato, come oggi, ha fatto e fa discutere, tra chi chiede la certezza della pena a chi invece promuove il reinserimento del recluso limitando la permanenza passiva. In Italia poi una delle difficoltà più grandi è stata quella del sovraffollamento. La certezza della pena è senz'altro un valore, nel senso che le pene non devono essere discrezionali, però dobbiamo capirci, certezza non vuol dire fissità delle pene, anzi vuol dire fare in modo che la persona ritorni al contesto sociale diversa da come è entrata, e questo è quello che poi dà più sicurezza ai cittadini. Quindi proporre misure alternative, proporre un percorso che dalla secca detenzione porti via via un graduale reinserimento è un pezzo della certezza della pena. Dobbiamo invece ora investire sulla qualità della giornata detentiva, sulla qualità della detenzione, chiedendo anche molta più responsabilizzazione dei detenuti, smettendo, diciamo, di pensarli come dei soggetti che devono solo ricevere, ma anche dei soggetti che devono aiutare a costruire il proprio percorso. Bisogna evitare che il carcere sia solo un luogo in cui si scontano delle responsabilità, cosa che è vera e che non bisogna dimenticare. Bisogna altresì cercare di evitare che quanti escano dal carcere poi il giorno dopo, l'ora successiva, commettano reati, perché questo significherebbe sostanzialmente un fallimento e significherebbe riproporre un problema alla società che invece diciamo, vorrebbe evitarselo. Il CERT della ASL di Pescara apre le porte alle persone affette da ludopatia. Questa mattina sono stati esposti gli ultimi dati sul gioco d'azzardo e le iniziative per combatterlo. Ascoltiamo. Come ha detto lei durante la conferenza stampa, il gioco c'è sempre stato. Perché oggi è diventato patologico?
La malattia evidentemente è stata alimentata dalla diffusione capillare delle opportunità di gioco e soprattutto dalla istantaneità del risultato del gioco. Questo è sicuramente. Pensate che il gioco online, le persone possono giocare tramite il telefonino o un computer da casa a notte e giorno, continuamente, oltre che a tutte le sale gioco che conosciamo. Il problema qual è? Il gioco esiste, il gioco è diviso tra gioco ricreativo e gioco patologico. Quando è che noi entriamo in quella sfera del gioco patologico? Quando non abbiamo più la possibilità di controllarlo il gioco, con un abbassamento sensibile, una riduzione della capacità di controllo degli impulsi. Questo accade. E quindi noi abbiamo, la ASL di Pescara ha istituito questo servizio presso il CERT e diamo risposte a tantissime persone. È in forte aumento, i dati sono in aumento rispetto all'anno scorso di circa il 30%, c'è anche un forte aumento da parte delle donne che hanno trovato il coraggio di venire fuori e di prendere coscienza della propria condizione. Questo è un dato più generale. Pescara, l'Abruzzo purtroppo è ai primi posti come giocate a livello nazionale e insomma c'è bisogno sicuramente di un grande lavoro di prevenzione. L'ASL di Pescara sta implementando questo servizio con altre figure professionali proprio per poter dare una risposta concreta a questa emergenza. La cosa che vogliamo dire è a tutte le famiglie che vivono questo dramma all'interno delle quattro mura, non sanno dove rivolgersi, esiste questo servizio, è assolutamente gratuito, basta telefonare al CERT presso l'ASL di Pescara e prenotarsi per una visita. Una studentessa di 17 anni di religione musulmana interpreterà la Madonna nel presepe, nella rappresentazione del presepe vivente organizzato dall'Istituto Aterno Mantone di Pescara, alla quale parteciperanno circa 200 alunni di 7 istituti comprensivi del capoluogo adriatico e di Cepagatti. Il presepe vivente avrà luogo il 18 dicembre alle 17.30 nei dintorni del Piazzale della Madonnina, nei pressi del Molo Nord del lungo fiume di Pescara. Tra i figuranti, nel ruolo dei re magi, il sindaco della città Marco Alessandrini, il presidente della provincia Antonio Di Marco, il comandante della direzione marittima della Guardia Costiera Enrico Moretti, che si muoveranno a cavallo. Si intitola Le radici del futuro, si tratta di un evento dedicato alla storia della città di Pescara attraverso un percorso visivo e narrativo che aprirà le porte dell'Aurum dal 10 al 19 dicembre. 2000 anni di storia delle città senza rughe, tra percorsi fotografici, espositivi, proiezioni di video storici, conferenze e reading. Il tutto ospitato in una delle cornici simbolo di Pescara, l'Aurum, dal 10 al 19 dicembre. Vogliamo creare un evento grande, un coagulo delle cose più belle legate alla storia di questa città. L'evento più grande dedicato alla storia, alla tradizione e anche alla vita di questa città, affinché chiunque viva qui possa sentirsi fiero di una storia davvero lunga, importante, ricca, robusta. Quindi offriremo non una marcord, un evento nostalgico, ma un viaggio completo, interattivo, attraverso tantissimi aspetti della storia di questa città, fatta attraverso, grazie anche ai protagonisti, alle associazioni, alle istituzioni che di storia si occupano. Qui sarà un'esperienza piena, completa, attraverso aspetti divertenti, importanti, anche molti inediti di questa nostra città. Proprio sulla proposta narrativa, fatta di diverse forme comunicative che spaziano dalle più classiche a quelle più tecnologiche, si evince la pluralità di pubblico al quale si rivolge l'amministrazione comunale. Sicuramente il primo sono i cittadini più giovani di questa città, che bene capiscono quanto è forte e interessante la storia del posto in cui vivono, ma poi un po' a tutti, agli altri cittadini, anche perché no, a chi è fuori da questa città e magari vuole conoscerla un po' di più per iniziare ad amare anche di più. È una stagione concertistica ricca di eventi, quella del Colibrì Ensemble. Scopriamola insieme nel servizio di Paolo Renzetti. Partita la stagione concertistica del Colibrì Ensemble, siamo con il direttore artistico Andrea Gallo per parlare proprio di questi eventi. Sì, abbiamo iniziato la nostra stagione a novembre all'Auditorium Flaiano, ospitando due importanti musicisti, Daniele Ruzioni e Francesca Dego. Abbiamo poi proseguito con il primo dei nostri concerti da camera, il trio Bettinelli, e ci apprestiamo ora a dicembre a effettuare il nostro classico evento natalizio presso l'Aurum, ospitando un quartetto di contrabbassi veramente eccezionale.
Vogliamo un attimo parlare dei vostri eventi e proprio cos'è il Colibri Ensemble? Il Colibri Ensemble è un'orchestra da camera che riesce a spaziare da un organico appunto quasi cameristico di circa 10 elementi, 10-15 elementi, fino a raggiungere anche 40-50 elementi come abbiamo fatto nel concerto di apertura. Prende spunto da una favola per bambini, che è la favola del colibrì, che ha appunto, vede nella partecipazione proprio l'ideale propulsivo per raggiungere grandi risultati. Per chi volesse saperne di più, per chi volesse partecipare ai vostri eventi, vogliamo dare qualche riferimento? Sì, è tutto scritto sia sul nostro sito che www.colibriensemble.it, sia anche sui social, sulla pagina Facebook o l'account Twitter che abbiamo. Il 13 dicembre torna a Teramo il Festival sui pattini, quest'anno molti ospiti, campioni del mondo e non solo. Torna anche quest'anno il Festival sui pattini e non solo, giunto alla 33ª edizione. Eh sì, sono passati un po' di anni, ma siamo sempre qua, per fortuna riusciamo a proporre uno spettacolo, spero di gradimento al pubblico, comunque agli appassionati sicuramente, gli appassionati di pattinaggio artistico e non solo, perché comunque comprende da un po' di anni anche forme d'arte, come la musica, come cantanti che abbiamo avuto Piero Mazzucchetti o come quest'anno vabbè, ci sarà la scuola di ballo di danza classica del maestro Cupelli. Appuntamento il 13 dicembre alle 18.30 al Pala San Nicolò, a San Nicolò a Tordino, e gli ospiti ricordiamo della serata? Gli ospiti saranno la campionessa del mondo Deborah Sbei, i campioni del mondo della specialità coppia danza Elena Leoni e Alessandro Spigai, lo stesso Alessandro Spigai si esibirà da solo perché è anche campione del mondo di solo dance, una coppia di giovanissimi colombiani che si è classificata quarta al campionato del mondo nella specialità coppia artistico e tanti ragazzi del gruppo sportivo Prutino. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, il Pescara cade al Rigamonti di Brescia per 2-0, biancazzurri che adesso scivolano al 7º posto in classifica. Il tecnico del Pescara Massimo Oddo recita il mea culpa, non hanno funzionato i cambiamenti tattici. Paolo Renzetti. Rigamonti amaro per il Pescara che perde male contro il Brescia e tocca forse il momento più difficile della stagione. E così dopo il KO di Cesena ed il pareggio beffa con lo Spezia all'Adriatico, i biancazzurri tornano dalla Lombardia a mani vuote e con qualche interrogativo che meriterebbe risposte. Lontano dall'Adriatico la squadra rende non come dovrebbe, su questo aspetto Massimo Oddo sarà chiamato a lavorare sin da subito per porre rimedio ed evitare altre brutte battute d'arresto come questa con le rondinelle. In campo i biancazzurri giocano con Aresti e Fiamozzi al posto di Fiorillo e Zampano. Nel Brescia non c'è l'airone Andrea Caracciolo con Geico, vertice avanzato dell'attacco lombardo. Sugli spalti del Rigamonti sono 6.000 i presenti con una settantina di supporters biancazzurri. Ad aprire le ostilità ci pensa al quarto La Padula con un tiro violentissimo da ottima posizione che mette di pochissimo al lato facendo correre un brivido a Minelli e compagni. Al 13esimo Morosini in area tira male anziché servire Geico libero a centro, ma il Brescia in due minuti mette KO il Delfino visto che al 33esimo arriva l'1-0 di Geico con un tiro che si infila all'incrocio dei pali e 120 secondi dopo arriva il raddoppio con una conclusione angolata di Mazzitelli che non lascia scampo all'estremo biancazzurro. Per il Pescara è una mazzata incredibile. I biancazzurri vanno in barca e al 38esimo è ancora Mazzitelli a sfiorare il 3-0. La squadra ospite cerca di reagire al 44esimo, capitano Memushai crossa in area per La Padula che di testa mette di poco fuori. I ragazzi di Massimo Oddo rientrano così negli spogliatoi a testa bassa e con due reti da recuperare. Nella ripresa il tecnico biancazzurro gioca subito la carta Sansovini. Il Brescia controlla senza grossi assili e così i biancazzurri devono provarci, soprattutto dalla distanza. Dopo alcuni minuti di stanca, al 19esimo Gianluca La Padula, uno dei pochi a salvarsi, prova un pallonetto trovando però Antonio Caracciolo al salvataggio. Massimo Oddo si agita in panchina mentre anche la dea bendata volta le spalle. I biancazzurri che al 21esimo gridano al gol con il miracolo di Minelli che nega il 2-1 a Mandragora. Con Forte in campo al posto dell'ex genoano e con Cocco ancora in panchina, il Pescara tenta il tutto per tutto, esponendosi però al contropiede delle rondinelle che possono contare anche sull'airone Caracciolo. Al 28esimo si vede anche Gianluca Caprari con un tiro che sfiora di un soffio il palo. La porta bresciana sembra però davvero stregata e così si arriva senza altri grossi.
Rossi sussulti al 94esimo con la festa del Brescia e l'amaro in bocca per i 70 tifosi biancazzurri arrivati in terra lombarda sperando di assistere ad una gara diversa. E ora sabato prossimo allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia con la sorpresa Virtus Entella sarà davvero vietato sbagliare. Aveva chiesto la vigilia, è importante non prendere gol, invece ho cercato di contribuire a fare questo cercando di dare un po' più di compattezza su quelli che erano i loro punti di forza sulle fasce. Purtroppo siamo entrati in campo male, malissimo dal punto di vista dell'approccio mentale, non lo so, non me lo spiego neanche io, perché purtroppo io in settimana quello che vedo è che è una squadra che ha voglia di fare, si allena a mille, poi puntualmente, soprattutto fuori casa, arriviamo a inizio partita, compreso il riscaldamento, una squadra pimpante in palla, poi entriamo in campo e soprattutto all'inizio soffriamo molto l'avversario. In questa circostanza ci hanno fatto subito due gol e poi abbiamo incominciato a giocare. E lì era difficile reagire, le avete provate un po' tutte nel secondo tempo, tutto il potenziale offensivo a disposizione, però grande forza penetrativa in area, vabbè, il Brescia era compatto lì, ha fatto quello che doveva fare forse il Pescara contro lo Spezia nell'ultimo turno di campionato. Sì, sì, poi diventa difficile, noi nel secondo tempo le abbiamo messi lì, insomma, abbiamo provato a recuperare, ma poi sono partite difficili da recuperare, soprattutto perché poi queste sono squadre che sono attaccate al risultato, al gol, non ti concedono nulla, poco, e inevitabilmente fai fatica e rischi pure qualche contropiede. E sulla carta la partita di questa sera tra Virtus Lanciano e Cagliari sembra proibitiva per i frentani. Il tecnico Roberto D'Aversa, nonostante l'emergenza formazione per squalifiche e infortuni, chiede ai suoi l'impresa contro la corazzata sarda. Il servizio. Una partita sicuramente difficilissima perché giochiamo contro, penso, la squadra più forte del campionato, anche se in questo momento non è prima. Però penso che sia la squadra più forte, quindi una partita difficile, ma il bello del calcio è che a volte non sempre la squadra più forte e più attrezzata sul rettangolo di gioco può prevalere su quella magari meno attrezzata, quindi mi auguro che ci sia una partita di riscatto, perché veniamo da una brutta sconfitta, ma non sotto l'aspetto tanto della prestazione, perché poi il risultato è chiaro che secondo me ci ha penalizzato più del dovuto, dove gli episodi ci hanno girato totalmente contro, dove fino al 75esimo la partita era ancora in equilibrio, è chiaro che dopo quella che ha dato un po' fastidio magari è su un po' l'atteggiamento, un po' una squadra che si deve salvare, ecco, sotto l'aspetto dei contrasti, da prescindere il bel gioco o meno, sotto l'aspetto dei contrasti, della cattiveria, deve sempre rimanere determinata per 95-96 minuti per quanto dura la partita. Ma per quanto riguarda i miei giocatori, penso che quelli che andranno in campo sicuramente vorranno dimostrare, spesso e volentieri magari possa aver sbagliato delle scelte, come è giusto che sia, quindi mi auguro che mi faccia una prestazione d'orgoglio sia nei confronti miei, ma soprattutto anche confrontarsi con una squadra che sul collettivo ha una rosa forte, ampia, dove possono tranquillamente cambiare giocatori, poiché potenziare. Se ci mettiamo a pensare al potenziale d'attacco, c'è Farias, Sauli, Cervi, Melchiorri, ma sono completi in tutte le parti, perché a centrocampo sono giocatori come Di Gennaro, come Barella, che comunque ha già fatto 4 partite in Serie A. La difesa comunque, ripeto, nel complesso ho provato sia Di Matteo che Di Silvestro, una scelta che farò all'ultimo momento. Me lo dite voi prima, così almeno vi chiamo dopo le critiche sulle scelte. Andiamo in Lega Pro, il difensore del Teramo, Nebil Caidi, analizza il difficile momento del Teramo, le tante sconfitte in trasferta e il rendimento scadente della difesa. Il centrale biancorosso conferma poi la delicatezza della gara di sabato contro la Pistoiese. Ascoltiamo. No, faccio fatica a darmi una spiegazione perché non riesco a capire il motivo perché in casa riusciamo a esprimerci in un modo e fuori casa in un altro. Probabilmente, sono convinto che è un fatto mentale, perché magari fuori casa sei in un ambiente diverso, un altro tipo
non c'è il nostro pubblico, non c'è la nostra gente magari, però è una cosa che effettivamente sta diventando pesante, perché fuori casa non riusciamo a raccogliere i frutti del lavoro settimanale. È stato sempre il nostro punto di forza la difesa, siamo sempre stati una squadra che non ha mai subito tanti gol da quando sono qua io. A me questa cosa non mi fa dormire la notte, ti dico la verità, perché io sono un difensore, quindi non, magari pure un attaccante sicuramente ci sta male, ma io la vivo male, perché per me non prendere gol è fondamentale, preferisco fare 0-0, che me ne frega se poi gli attaccanti non fanno gol, però io, il mio obiettivo è non prendere gol, in questo momento non ci stiamo riuscendo. Però, come ho ribadito prima, penso che dobbiamo continuare a lavorare, solo quello è, per il mister ci sta dietro tanto e quindi dobbiamo cercare di seguirlo e di tutti uniti, di cercare di migliorare anche sotto questo aspetto. Penso che nella carriera di ogni giocatore capitano questi momenti qua e quindi bisogna cercare di avere equilibrio, che nel calcio probabilmente non c'è al di fuori dello spogliatoio, perché magari giustamente ci sono le critiche e tutto, però penso che la forza di un giocatore sia cercare di avere equilibrio sia quando vinci che quando perdi. Ecco. Sabato scontro una parità importantissima, come lo sono tutte, però penso che sabato sia speciale perché dobbiamo dare un segnale importante a noi stessi, a tutti, perché dai, non bisogna cambiare marcia assolutamente. In Serie D si gioca il recupero della 14ª giornata di campionato tra Chieti e Folgore Veregra, partita non disputata per l'inagibilità del Guido Angelini a causa del maltempo. Ci colleghiamo quindi in diretta, la partita è iniziata da pochi minuti, in diretta dallo stadio Guido Angelini, per noi Andrea Costantini. Andrea. Sì, grazie Elisa, buon pomeriggio a tutti i nostri amici telespettatori. In realtà non è ancora iniziata la partita, non solo, le due squadre non sono ancora scese in campo, sono le 14:32 al mio orologio, quindi la gara inizierà con qualche minuto di ritardo. Come hai detto tu, si recupera la gara non giocata per l'inagibilità dello stadio Guido Angelini in occasione dell'ultimo nubifragio che ha colpito la nostra regione e in particolare la città di Chieti. Andiamo a leggere subito le formazioni: la Folgore Veregra in campo con Marani, Giallolardo e Cardinali, Gentile, Arcolai e Fuschi, Traini, Calvaresi, Pedalino, Nazziconi e Padovani. In panchina ci sono Osso, Palmarini, Sacco, Egidi, Mandorlini, Cico, Sbarbati, Tomassini e Ciornopiscuc. In panchina l'allenatore è Luigi Zaini. Risponde il Chieti con Fatone, Del Grosso e Zanetti, Scalbi, Sbardella e Vitale, Bocchino, Varone, Dos Santos, Massimo e Ewan Sija. In panchina vanno Dedeo, Gallo, Paolini, Lima, Diop, Navarro, Paletta, Piccolo e Fiore. Questa è dunque la novità, Nicola Fiore, che ieri è stato tesserato dal Chieti in uscita dal campo basso. Il giocatore è stato tesserato proprio in extremis affinché potesse essere disponibile quest'oggi e dunque va in panchina. È un ritorno per l'esterno vastese che dopo Chieti aveva fatto esperienza a Catanzaro, a Teramo e appunto a Campobasso, e ora torna a giocare nel Chieti. Il tecnico ovviamente Donato Ronci, dirige l'incontro 5 di Pistoia, assistenti Mignacca di Frosinone e Franchitto di Cassino. Il Chieti in questo momento ha 19 punti, qualora vincesse aggancerebbe gli avversari di giornata e scavalcherebbe la Jesina, il Monticelli e l'Avezzano, mettendosi a ridosso di una posizione playoff. È uno scontro diretto che il Chieti deve cercare di non fallire, anche in concomitanza con un periodo di mercato molto attivo. Come detto, è arrivato Fiore, ma per quanto riguarda le uscite si parla con insistenza di una cessione di Dos Santos alla capolista San Benedettese. Magari ne sapremo di più nel dopo partita. Le due squadre non ancora sono entrate in campo, per il momento è tutto dello stadio Angelini. Linea a te Elisa. Grazie Andrea e buon lavoro. È tutto quindi per questa prima edizione, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.